La classifica dice Casarano a 52 e Matera a 48 punti. Quattro lunghezze dividono i salentini e i biancazzurri in classifica. Basta questo per considerare la partita del Capozza come una vera finale. Sì, anche perché ho chiesto quattro finali perché si gioca contro squadre fortissime. Sì, un mini playoff ci aspetta, quindi dobbiamo dare il massimo, avere rispetto di una grande squadra, andare lì con umiltà, coraggio e voglia di correre e di sorridere. Questo ho chiesto alla squadra, poi quello che viene viene, l'importante è che sudino la maglia e che danno tutto per il Matera. Contro la squadra della terza, in casa biancazzurra, bisogna fare i conti con l'emergenza in difesa. Oltre all'infortunio di De Nova e alla squalifica di Delvino, in settimana si è aggiunta anche quella di Cipolletta. De Sanzo ci scherza su e non ne fa un dramma. Oggi mi sono guardato intorno e ho detto: Dio, difensori ce ne sono pochi, però va bene, esce Cipolletta, rientra Sepe senza nessun problema, fiducia ai due ragazzi, McEntony e Sirimarco, che hanno fatto una grande partita, e da loro mi aspetto ancora di più. Dopo il successo sulla Fidelissandria, De Sanzo si aspetta altri passi in avanti da parte della sua squadra. Mi aspetto ancora di più perché sono giocatori bravi, sanno giocare a calcio, quindi mi aspetto tanta personalità contro un avversario tosto.